Continuano gli allenamenti dei Nice tra atletica e pallacanestro. Oggi, durante la parte atletica dell'allenamento, abbiamo sentito Silvio Saini sulla ripartenza. Intanto le prime sensazioni sono di un grandissimo piacere, perché ritornare in palestra con lo staff e i giocatori dopo tanti mesi è qualcosa di supera a livello emotivo, quindi molto bello. Poi ho trovato i ragazzi molto bene, panettoni pochi, veneziane anche, tiramisù mi sembra anche lì. Cioè, direi che da un punto di vista fisico, parlando anche con il nostro preparatore, il grande Sanguinario, sembra che i ragazzi siano tutti abbastanza in bolla. Adesso poi ci penserà lui a mettermi definitivamente in una condizione fisica per poter poi allenarsi con i contatti. Secondo me c'è un po' di confusione, come nel governo Conte, cioè nel senso che cosa succede? Succede che non riescono a separare diciamo, quello che ha fatto Petrucci, che è di equipararci come campionato nazionale, dal DPCM di Conte, che sono due cose diverse, non c'entrano niente. Quindi tanta gente dice no, hanno paura di andare in palestra perché hanno paura di essere fuori posto, che siano sotto forma di reato, cosa che non è vera invece. Cioè. Quindi c'è un po' di confusione lì, cioè la gente non va anche in palestra perché ha paura che non sia giusto andare, cioè voglio dire. Per cui quello che ho sentito io è che poche società hanno ripreso gli allenamenti, perché pensano che sia un reato. Ecco, quindi poi, come sappiamo benissimo, Marco e Maurizio dal mese di novembre dissero di non fare i campionati perché le condizioni erano complicatissime, e invece quasi tutte le altre società, anzi credo Marco e Dallarate, se non sbaglio, quasi tutte le altre società invece si sentivano quasi offese perché non volevano non giocare. Quindi è un po' confusa la cosa. Adesso noi ci mettiamo ad allenarci e gli altri no. Quello che possiamo dire è che Petrucci e la federazione ci ha equiparati alla B e alla 2, per cui possiamo allenarci con tutti gli effettivi e senza essere fuori posto. Chiaramente poi bisognerà vedere di nascosto l'effetto che fa, cioè cosa succederà il campionato, quando inizierà, perché possiamo allenarci, però il campionato non si sa ancora se sarà disputato e in quale data e con che protocolli, perché il protocollo dovrebbe essere comunque quello della B, giusto, che con cui bisogna fare un bel tampone il venerdì prima delle partite. Ecco, poi bisognerà vedere tutto questo cosa vuol dire, le società che vogliono giocare, le società che non vogliono giocare. Certamente l'ultima parola spetterà poi alle regioni. Cioè, io credo che alla fine faranno un tentativo per giocare. Questa è la mia idea personale. Non... Per cui sono convinto che noi stiamo facendo bene, perché comunque ci troveremo pronti nel caso ci fosse una data d'inizio. Settimana prossima ancora 3 allenamenti, martedì, mercoledì e venerdì al Knights Palace, in attesa di sapere delle novità sul proseguo della stagione.